Domani è appunto un giorno importante per noi, sia il 29 sia il 30, perché dopo un paio d'anni di lavoro siamo riusciti a sistemare con i nostri volontari l'area formativa, un'area che verrà messa a disposizione di tutto il mondo del volontariato e non del sistema di protezione civile, sia provinciale, sia regionale e sia locale. Un'area che ha 3 aule in pratica formative, a 8 uffici in cui tutto il mondo può tranquillamente prepararsi su questo. E quindi secondo noi, per noi è un'area molto molto importante. Saranno presenti soprattutto per spiegare ai cittadini che la protezione civile non è il volontariato, ma è un sistema, quindi saranno presenti i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale, la guardia di finanza, la capitaneria di porto, la Croce Rossa e così va avanti, ANPAS, tutto il sistema, il Dipartimento di Protezione Civile, un po' tutti si rappresenteranno e si racconteranno su questo casino. Non è stato possibile far intervenire le scuole perché era in programma, avevo già preso degli accordi con dei presidi, ma ancora la pandemia non lo permette. Quindi le scuole verranno collegate in streaming, c'è un progetto europeo con la Croazia in cui verrà comunque un collegamento in streaming, e quindi il tutto verrà visionato e capiremo meglio che cos'è il sistema di protezione civile. Quindi una giornata per noi molto importante, dove tra l'altro c'è anche il nostro 35esimo, quest'anno sono 35 anni. Abbiamo unito le due cose e quindi unendolo avevamo tenuto queste due date, il 29 e il 30. Tutto questo però stamattina ci ha un po' rammaricato e lasciato sorpresi quando un giornale ha scritto che la protezione civile fa festa e quindi a discapito dei vaccini dei cittadini. Questo ci ha un po' disturbato perché ASUR sapeva prima di concedere la struttura che il 29 e il 30 era impegnata, purtroppo perché il sistema computerizzato dà comunque gli appuntamenti il 29 e il 30, ci è stato detto che sarebbero stati spostati un giorno dopo, il 31 e l'1, con un semplice SMS, così sarebbe successo senza tante polemiche, ma l'articolo di un giornale stamattina che ci dipinge come festaioli a discapito dei vaccini ci ha un po' amareggiato e ci lascia un po' di sconforto.